nuovamente di essere qui. Permettetemi innanzitutto che mi presenti. Mi chiamo Alessandro Caragata e sono uno studente di quarta del liceo scientifico Gian Domenico Cassini. E mi trovo qui insieme ai miei altri colleghi sparsi qua per la sala per un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione appunto con l'associazione Polaris, che ringraziamo nuovamente per la loro disponibilità, che è già la seconda volta che ci accolgono alle loro conferenze. E io in particolar modo avrò l'onore di introdurvi la conferenza di oggi dal titolo Quando splende una stella, le esplosioni delle supernove, è tenuto dal signor Luigi Pizzimenti. Prima di esporvi l'argomento della conferenza, mi sembra doveroso fornirvi alcune informazioni sul relatore. Luigi Pizzimenti è un ingegnere elettronico, membro fondatore dell'associazione Polaris e oggigiorno ricopre anche il ruolo di vicepresidente. È particolarmente appassionato di astronomia e contribuì anche con tantissimi articoli pubblicati in giornali come il Secolo XIX oppure per riviste come Le Stelle, fondata da Corrado Lamberti e Margherita Hack. La sua area di interesse è la planetologia, però oggi il signor Pizzimenti ci parlerà di un argomento diverso. Ci parlerà della fase finale dell'evoluzione delle stelle di grande massa, chiamate anche appunto supernove. Fin dall'antichità i nostri antenati ebbero l'opportunità di osservare stelle particolarmente brillanti nel cielo, che appunto comparvero spesso improvvisamente. Appunto questo suscitò il loro interesse, il loro stupore e chiaramente la necessità di fornire, dare un significato alla loro comparsa misteriosa, spesso associando anche messaggi divini. Oggi invece sappiamo che queste stelle sono le supernove e questa loro caratteristica di essere particolarmente brillanti si deve alla conclusione della loro evoluzione. Cosa sappiamo oggi di queste stelle e quali sono i segni che ci possono indicare quando avverrà la loro esplosione, quindi la fine del loro ciclo evolutivo? Sono tutte domande che appunto il signor Pizzimenti ci risponderà partendo anche da un episodio recente, di un'esplosione recente di una supernova nella grande nube di Magellano e ci fornirà tutte queste risposte nella trattazione di questo violento fenomeno celeste ma allo stesso tempo particolarmente interessante. Non ho altro da dire, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Luigi Pizzimenti. Grazie. Grazie per l'introduzione, ovviamente l'applauso era per la presentazione, neanche il relatore, quindi posso solo sentire una grande responsabilità per quello che devo dire adesso. Non è facile parlare di fronte a tante persone e a questo punto tutti i problemi miei. Allora, oggi, come detto, parliamo di supernove, quindi delle esplosioni che avvengono alla fine della vita di alcune stelle. E il motivo per cui abbiamo deciso di parlare di questo argomento è che esattamente 30 anni fa, nel febbraio del 1987, avvenne l'ultima esplosione, diciamo, di una supernova che era visibile a occhio nudo. E quindi in occasione del trentennale di questa esplosione abbiamo detto pensiamo a che cosa, a raccontare qualcosa su quello che è successo e che cosa abbiamo imparato da questa esplosione. Quindi allarghiamo
l'orizzonte, andiamo a vedere in generale il fenomeno delle supernove. Le supernove sono un fenomeno che iniziamo a comprendere negli anni più recenti, negli ultimi 100 anni, diciamo, anche molto meno, però a livello storico hanno avuto una certa importanza. Non in maniera frequente, però di tanto in tanto è successo di vedere comparire nel cielo una stella molto luminosa, luminosa più dei pianeti più luminosi o paragonabile a Venere o anche di più. Ovviamente stiamo parlando di epoche antiche, quando non c'erano ancora i telescopi, per cui queste stelle che comparivano, sembravano comparire dal nulla, erano state indicate come stelle nuove. Ci sono trattazioni storiche che parlano delle famose supernove, appunto comparse nel Centauro, nella costellazione del Lupo. Molto famosa è quella del Toro del 1054, dove oggi noi osserviamo la nebulosa M1, che è il residuo di quell'esplosione che avvenne nel 1054. Se notate, l'ultima stella che abbiamo visto come supernova all'interno della nostra galassia è nel 1604, pochi anni prima che venisse costruito il primo telescopio. Quindi tutte le supernove che abbiamo osservato all'interno della nostra galassia, che sono state visibili a occhio nudo, sono state studiate semplicemente appunto con un'osservazione degli antichi, ma senza nessuno strumento. Quindi sono più di 400 anni che non vediamo una supernova nella nostra galassia e attendiamo con interesse e con ansia che ne esploda una nuova. Vedete, il termine nova in realtà all'epoca si chiamavano queste stelle genericamente stelle nove, la trattazione era in latino, però erano stelle nuove. Poi oggi noi sappiamo che esistono due categorie: le stelle nove, che sono fenomeni meno violenti, e le supernove, che sono fenomeni molto più violenti, più luminosi, e sono l'argomento che andremo a vedere oggi. Vedete, nel 1572 Tycho Brahe, che era il più grande osservatore del cielo a occhio nudo, vede una stella comparire nella costellazione di Cassiopea e nella sua trattazione la indica, vedete, con la lettera I, nuova stella in questa posizione. Chi ha un po' di familiarità con l'osservazione del cielo avrà riconosciuto questa specie di doppia V di Cassiopea e quindi vede che, rispetto a come la vediamo oggi, queste sono le stelle che vediamo, questa è la W di Cassiopea, in questa zona, quindi più o meno a fianco di questa stella, in questa zona era comparsa una stella che oggi noi non osserviamo più. Però, diciamo, noi non abbiamo mai visto in epoca telescopica o epoca fotografica, quindi diciamo dalla fine dell'Ottocento ad oggi, non abbiamo visto supernove nella nostra galassia, però le abbiamo osservate e le continuiamo a osservare nelle altre galassie. Quindi quello che vediamo normalmente è, in galassie più o meno lontane, vediamo che all'improvviso compare una stella abbastanza luminosa che in precedenza non c'era. Stelle che sono molto luminose, nel senso che sono luminose quanto un'intera galassia. Qui, per esempio, in M82 vedete che all'improvviso compare una stella. Questa è abbastanza recente, nel 2014, queste sono del 2005-2006. Se andiamo a vedere, la luminosità di queste stelle è enorme, è paragonabile quindi a quella di decine o centinaia di miliardi di stelle. Però è un fenomeno appunto molto violento, perché nell'esplosione di un'unica stella abbiamo un rilascio di energia che è paragonabile a quello di un'intera galassia, o paragonabile a quello che la stella, l'energia, ha irradiato in tutta la sua esistenza. Quello che sappiamo oggi è che la supernova è l'atto finale della vita di alcune stelle.
in particolare di stelle che sono o in sistemi binari o stelle di grande massa. E quindi noi osserviamo questo fenomeno estremamente violento che nel giro di poche decine, poche centinaia di giorni poi va a esaurirsi e praticamente scompare alla vista. Agli astronomi sapete che piace molto classificare e quindi quando non si era ancora capito che cosa fossero esattamente le supernove, il primo modo di dare un senso a quello, alle osservazioni che si facevano era quello di iniziare a vedere un'analisi degli spettri di queste stelle. Sappiamo bene che noi in astronomia praticamente, a parte qualche cosa del sistema solare, tutto ciò che conosciamo lo conosciamo attraverso la radiazione che noi riceviamo, quindi possiamo solo fare analisi delle radiazioni alle diverse lunghezze d'onda, quindi prima di tutto nel visibile facendo lo spettro e quindi analizzando lo spettro della luce che riceviamo e poi analizzando nelle diverse lunghezze d'onda dall'infrarosso all'ultravioletto, la radiazione X, possiamo analizzare gli spettri delle radiazioni che riceviamo. Quindi la prima classificazione, che era ormai piuttosto, diciamo, dei primi del Novecento, divideva le supernove in due classi principali, quelle di tipo 1 e di tipo 2. Diciamo che non c'era grandissima fantasia, semplicemente si diceva di tipo 1 e di tipo 2. Quelle di tipo 1 sono quelle che non presentano righe dell'idrogeno nel loro spettro, mentre le supernove di tipo 2 mostrano le righe dell'idrogeno. Questa cosa, che può sembrare quasi una curiosità, è fondamentale per gli astronomi, perché sappiamo che l'universo è dominato principalmente proprio dalla presenza di idrogeno. Tre quarti circa della massa dell'universo è idrogeno. Quindi nell'esplosione di una stella non trovare le righe dell'idrogeno vuol dire che c'è una qualche peculiarità all'interno di questa stella, perché l'idrogeno in una stella dovrebbe essere molto abbondante. Le diverse categorie, cioè le diversi tipi, tipo 1 e tipo 2, a loro volta si dividono in altre sottocategorie. Quella più importante, forse, almeno anche a livello cosmologico, sono le supernove di tipo 1A, che hanno righe di assorbimento del silicio. E, per quello che sappiamo oggi, sono il risultato dell'interazione di due stelle, entrambe che sono verso le fasi finali della propria esistenza, lo vedremo fra un attimo, diciamo una nana bianca e una stella abbastanza massiccia che sta evolvendo. Invece le supernove di tipo 1B oppure 1C, al di là del fatto che le righe del silicio non siano presenti o siano deboli, hanno origine dal collasso gravitazionale di stelle di grande massa. Quindi già all'interno dello stesso tipo di supernova tipo 1 abbiamo due distinti tipi di stelle che ne danno origine a questo fenomeno. Invece quelle di tipo 2 sono tutte supernove di tipo cosiddetto gravitazionale, cioè sono stelle che, di grande massa, che sono alla fine della loro evoluzione, quindi terminano la loro esistenza con un collasso gravitazionale che determina l'esplosione della stella. E le supernove tipo 2 sono di diverse tipologie. Ci sono quelle denominate tipo P, tipo L, quelle di 2B che sono simili a quelle di 1B, però hanno caratteristiche che cambiano, le righe dell'idrogeno compaiono, possono comparire oppure no. La cosa importante che ci servirà nel seguito di questa trattazione, al di là di tutte queste tipologie che noi vediamo, è l'ultima: ci sono le supernove tipo 2 PEC, indicate perché sono peculiari, e questo è importante perché vedremo che la supernova che esplosa nel 1987 rientrava proprio in questa ultima categoria. Eravamo pronti a
diciamo, a osservare una supernova dei diversi tipi, siamo andati a vedere proprio una peculiare. Vedete qui un confronto fra la curva di luce: le supernove esplodono quando raggiungono il massimo di luminosità, poi nell'arco di alcune decine, alcune centinaia di giorni la loro luminosità diminuisce, e a seconda del modo con cui diminuisce, se è più o meno linearmente, se presentando una sorta di plateau, eccetera, vengono classificate nelle diverse tipologie. Per motivi, diciamo, cosmologici, le supernove tipo 1A sono fondamentali perché permettono di determinare la distanza di galassie molto molto lontane, anche in maniera molto precisa. E quindi i progenitori di queste supernove, di queste esplosioni che noi vediamo, possono essere per il tipo 1A nane bianche che sono in un sistema binario, e quindi la nana bianca ormai si sta spegnendo alla fine della sua esistenza e ha una stella compagna gigante rossa molto vicina, e quindi c'è un trasferimento di massa fra una stella e l'altra. Quelle invece di tipo 2 oppure 1B, 1C sono abbastanza simili nella struttura, però si differenziano per gli strati esterni. Vedete, quelle di tipo 2 hanno uno strato più esterno di idrogeno, poi sotto ce n'è uno di elio, e poi all'interno ci sono gli altri elementi che sono formati nella vita della stella, come il carbonio, il silicio, eccetera. Quindi quando esplode, questo strato di idrogeno viene sparpagliato in giro per lo spazio, e quindi vediamo le reliquie dell'idrogeno. Se la stella invece nella sua evoluzione ha soffiato via il guscio più esterno di idrogeno, e quindi non è più presente idrogeno all'interno della stella perché questo guscio è stato spazzato via, se mostra lo strato di elio, allora nell'esplosione vedremo lo strato, vedremo la presenza dell'elio. Se la stella è evoluta abbastanza perché la sua massa era notevole e quindi ha avuto dei venti che hanno spazzato via anche lo strato di elio, troviamo una stella che non presenterà le righe dell'idrogeno e dell'elio, e quindi avremo la cosiddetta supernova di tipo 1C. Quello importante, vi dicevo prima, le supernove di tipo 1A sono quelle che hanno origine in un sistema binario. Ci sono due stelle non eccezionalmente grandi come massa, però ovviamente non hanno esattamente la stessa massa, ce ne sarà una un pochino più grande e una un pochino più piccola. La stella che ha la massa maggiore evolve per prima, senza fare esplosione di supernova, diciamo, può essere una stella che ha paragonabile a quella alla massa del Sole, o un po' più grande della massa del Sole, evolve e diventa una nana bianca, come diventerà il Sole fra qualche miliardo di anni, e quindi tenderebbe a spegnersi. La compagna vive la sua vita in maniera normale, finché alla fine della sua vita si espande e quindi attraversa la fase in cui diventa una gigante rossa. Espandendosi, ovviamente invade, si ingrandisce, invade tutta l'area circostante, quella che è il lobo di Roche. Se è particolarmente vicina alla stella compagna, a un certo punto inizia un trasferimento di massa, un trasferimento di materia dal guscio esterno della gigante rossa verso la nana bianca, che praticamente era ormai inerte, stava solamente raffreddandosi, e non aveva più reazioni nucleari, quindi andava a spegnersi. Però se la compagna inizia a ingrandirsi, supera il limite di Roche, quindi inizia a trasferire materia sulla nana bianca, questa materia che cade inizia ad accumularsi sulla superficie della nana bianca.
prima di cadere entra in rotazione e piano piano si forma un disco detto di accrescimento che nel tempo fa precipitare della materia sulla nana bianca. Questo qui apparentemente sarebbe un trasferimento di massa e potremmo dire ci fa tanto piacere, ma cosa comporta? Comporta che per gli studi che aveva fatto Chandrasekhar negli anni 30 del 1900, sappiamo che le nane bianche non possono avere una massa superiore a circa 1,4 masse solari, perché se superano questo limite di massa la stella non riesce più a reggere, praticamente la gravità diventa talmente forte che la stella collassa ulteriormente. Quindi la credo che ci sia anche sì la fotografia di Chandrasekhar, che era un astrofisico indiano. Quindi se la stella che era la nana bianca aveva una massa inferiore ovviamente a 1,4 masse solari, però se inizia a ricevere materia dalla gigante rossa sua compagna, può succedere che superi il limite di 1,4 masse. A quel punto la struttura della nana bianca non regge più e la stella collassa, nel senso che la gravità prevale e quindi avviene l'esplosione, perché avvengono nuove reazioni nucleari al suo interno e la stella esplode e si disgrega. Ci si può chiedere, ma va bene, si parla di stelle doppie, stelle che siano in un sistema multiplo, ma è molto frequente che le stelle siano vicino ad altre. Questo sì, soprattutto per le stelle di grande massa. Questa è una statistica fatta sulle stelle, credo, della nostra galassia, però più o meno vale per le stelle di qualunque galassia. Vedete, se hanno masse piccole, dell'ordine meno di una massa solare, 1,3, ma questa è la massa del Sole, circa il 44% delle stelle sono in un sistema multiplo, cioè sono più stelle che orbitano una intorno all'altro. Se le stelle sono particolarmente piccole, mezza massa solare o addirittura un decimo di massa solare, siamo a percentuali fra il 22 e il 26%, quindi circa un quarto delle stelle sono in un sistema multiplo. Se però andiamo in stelle di grande massa, vedete, sulle 8, 10, 16 masse solari, addirittura si arriva a oltre l'80% di stelle che siano in sistemi multipli. Cioè, le stelle più sono massicce e più è facile che siano in un sistema multiplo, quindi non siano stelle isolate come è per esempio il Sole. Il Sole nel nostro sistema solare abbiamo un'unica stella, abbiamo i pianeti intorno. Qui abbiamo sistemi dove invece ci sono due o più stelle che sono in orbita una intorno all'altra. Quindi l'evento a cui accennavamo prima di stelle nane bianche che siano con una compagna che evolve non è così improbabile. Queste stelle hanno la caratteristica, quando esplodono, diciamo, di essere tutte praticamente della stessa massa, cioè nel momento in cui la nana bianca supera 1,4 masse solari esplode. E questo succede per tutte queste stelle nane bianche che sono con la compagna. Quindi tutte queste stelle che esplodono sono tutte della stessa massa e quindi raggiungono tutte la stessa luminosità. E questo è l'elemento fondamentale, perché se noi riconosciamo una supernova di questo tipo a grande distanza in una galassia di cui non conosciamo la distanza, noi possiamo stimare la distanza perché sappiamo qual è la luminosità intrinseca di quella stella quando esplode. Quindi confrontando la luminosità con cui ci appare con la luminosità che noi conosciamo, appunto una magnitudine assoluta di meno 19, noi possiamo stimare con una buona precisione la distanza della galassia. E questo è fondamentale perché, essendo così luminose, le supernove si vedono a grandissima distanza.
quando si vede in galassie dove noi non riusciremo a riconoscere altre stelle perché troppo piccole o troppo poco luminose. Invece le supernove di tipo 1B, 1C o 2, come dicevamo, sono tutte di origine gravitazionale, cioè di stelle di grande massa, di diverse masse solari che esplodono e quindi a seconda della massa originale della stella e dello stato di evoluzione avremo le diverse tipi di supernove con le diverse caratteristiche. Una cosa importante è questa per capire l'evoluzione delle stelle di grande massa, quindi questo secondo tipo di supernova di tipo gravitazionale. Nell'universo, dal Big Bang, noi abbiamo ereditato sostanzialmente idrogeno e elio e pochissime tracce di litio. Poi, vabbè, principalmente idrogeno, singolo protone, quindi l'idrogeno che noi conosciamo, un po' di deuterio, ma vabbè, sostanzialmente idrogeno e elio. Però noi sappiamo che intorno a noi esistono tantissimi altri elementi. Noi stessi, il nostro corpo è costituito da elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio, no? Quindi il calcio, l'azoto, il carbonio, l'ossigeno, che insomma formano il nostro mondo, formano noi stessi. Quindi all'inizio dell'evoluzione non esisteva. Da dove arrivano? Tutti questi elementi arrivano dall'interno delle stelle. Questa qui è la tavola periodica che ci mostra tutti gli elementi che noi conosciamo. Diciamo che in natura noi bene o male siamo formati da non dagli elementi nella parte finale della tavola, però questo qui è tutto ciò che conosciamo. E se diciamo nel Big Bang noi abbiamo ereditato un idrogeno e elio, allora ci domandiamo tutto il resto da dove viene. È una cosa interessante, questa qui è stata anche la fotografia della NASA, la foto del giorno della NASA per un paio di mesi fa, che mostra la tavola periodica indicando qual è l'origine dei diversi elementi. È una cosa che ci servirà anche verso la fine della conferenza quando vedremo un episodio di qualcosa molto recente. Vedete che ci sono elementi che sono come origine provengono da stelle di piccola massa verso la loro fine, verso stelle, qui dice stelle volenti, però stelle che soffiano via gli elementi che hanno prodotto al loro interno. Ci sono molti elementi che hanno origine dall'esplosione di stelle molto massicce, quindi quelli tutti gialli sono, diciamo, una diversa colorazione da anche la proporzione di quanti ne derivano da una sorgente e quanti da un'altra. Cosa importante, ci sono elementi molto pesanti che derivano dalla fusione di stelle di neutroni. Ricordate perché fra un po' parleremo anche di questo evento e vedete che tutti gli elementi pesanti, per esempio urano, plutonio, ma poi oro, platino, iridio, eccetera, arrivano sostanzialmente da questi eventi e via dicendo. Quindi oggi sappiamo che gli elementi pesanti si formano all'interno delle stelle in certi momenti particolari e sappiamo anche che alcuni, appunto, nascono all'interno delle stelle, alcuni si formano in certe fasi particolari come l'esplosione delle stelle oppure la loro la fusione di stelle di neutroni. Sappiamo, senza andare nel dettaglio, che attraverso la famosa relazione di Einstein che dice E uguale a mc quadrato, la stella procede, cioè fonde 4 atomi di idrogeno per produrre uno di elio
che però pesa un po' meno dei quattro atomi da cui siamo partiti, per cui oltre l'atomo di elio che si è formato si formano, ci sono dei neutrini, ci sono due elettroni positivi che sarebbero l'antielettrone, sono il positrone, e soprattutto energia. Questo è un processo che permette di passare dall'idrogeno all'elio. Vedete, qui c'è un grafico che spiega una catena senza andare appunto troppo nel dettaglio. Prendendo le due si forma un atomo di idrogeno 2, con un terzo atomo si forma l'elio 3. Se è avvenuta una reazione analoga per l'altra strada, fondendo due atomi di elio 3 si ottiene l'elio 4, che è quello estremamente stabile e che diciamo è abbondantissimo all'interno delle stelle. Questa qui è una scaletta, dice, va bene, io prendo degli atomi più leggeri, li metto assieme in fondo e costruisco un atomo più pesante, e quindi con questo posso costruire tutti gli elementi fino della scala periodica che abbiamo visto prima. Però c'è un inghippo, perché se io prendo proprio due atomi di elio che ho formato in questa maniera e li fondo assieme, ottengo il beriglio 8, e uno è tutto bello contento, dice, va bene, allora la cosa funziona. Piccolo problema, è l'elemento appunto più facile da formare, perché i mattoni ce l'ho disponibili, ho l'elio in grande quantità, però è estremamente instabile, cioè si forma e vedete in 10 alla meno 17 secondi sono 67 miliardesimi di miliardesimo di secondo, il beriglio decade e si scinde e riottengo i due atomi di elio. Quindi io li prendo, ho praticamente i mattoni, voglio costruire un muro, appena metto assieme i primi due mattoni si allontanano, e quindi il muro non riesco a costruirlo. Però ci stanno insieme pochissimo tempo, non un tempo lungo, brevissimo, è una frazione impercettibile, come ho detto, 67 miliardesimi di miliardesimo di secondo, quindi un tempo che noi non riusciamo neanche a percepire, diciamo, brevissimo. Però atomi ne abbiamo una grandissima quantità all'interno di una stella. Abbiamo grandi pressioni, grandi temperature, grande quantità di atomi. Può succedere che in quei 67 miliardesimi di miliardesimo di secondo, se questo beriglio che si è formato si fonde, quindi si scontra con un altro atomo di elio, allora il nucleo che si forma pesa 12, e quindi pesando 12 si è formato del carbonio, che è estremamente stabile. Quindi io parto da due elementi, da due atomi di elio, costruisco un atomo di beriglio estremamente instabile. Se casualmente in quel brevissimo lasso di tempo ha uno scontro con un terzo atomo di elio, si forma il carbonio, e a quel punto l'elemento che si è formato è stabile, e quindi da lì in poi posso costruire elementi più pesanti, più complicati. A quel punto questo gradino iniziale è stato superato. La reazione si chiama 3-alfa proprio perché si mettono insieme tre particelle alfa, che sono gli atomi dell'elio. A quel punto, aggiungendo altri atomi di elio, via via si può costruire l'ossigeno e proseguire, quindi si possono formare gli elementi più pesanti. Tutte queste reazioni sono reazioni che rilasciano energia. Rilasciando energia, la stella vive, si scalda, rilascia, irradia radiazione in tutto lo spazio, e va avanti per tempi abbastanza lunghi. Ecco, questo è un disegnino che fa vedere questa reazione. I due atomi di elio si formano per elio, arriva al terzo e si forma il carbonio. Però andiamo avanti,
il processo costruisce elementi sempre più pesanti e diciamo via via che si esaurisce un elemento, quando si esaurisce nel cuore della stella, si esaurisce l'idrogeno, si inizia a fondere, a bruciare l'elio, quando finisce l'elio si inizia a formare il carbonio e via dicendo. Però questo non può andare avanti per sempre, si arriva a produrre elementi pesanti fino al ferro e al nichel, dopodiché non si può più andare avanti. Quindi si forma nella stella la cosiddetta struttura cipolla, cioè all'esterno abbiamo gli strati di idrogeno, via via più all'interno abbiamo elementi sempre più pesanti, abbiamo l'elio, poi scendendo, vedete, abbiamo il carbonio, l'ossigeno, l'elio, eccetera, si arriva al nucleo di ferro. Quando arriviamo al ferro ci fermiamo, perché per produrre elementi più pesanti le reazioni non rilasciano più energia, ma per produrre elementi più pesanti si deve sottrarre energia dall'ambiente, quindi in quel momento non si riesce più ad alimentare le reazioni nucleari della stella. Fra l'altro i tempi con cui avvengono queste reazioni sono molto diversi. Questo è l'esempio per una stella di 25 masse solari, quindi stella abbastanza massiccia. Vedete che quando brucia l'idrogeno per formare l'elio va avanti per un tempo abbastanza lungo, piccolo rispetto al Sole, però abbastanza lungo, cioè 7 milioni di anni. Prende l'idrogeno e produce elio. Finito l'idrogeno nella zona centrale, nel nucleo, si inizia a produrre, a fondere l'elio e salgono le temperature, qui siamo a 1.200 milioni di gradi, la densità da 5 volte quella dell'acqua passa a 700 volte quella dell'acqua, ma la reazione va avanti solo per 700.000 anni, quindi un decimo di quello che era servito per bruciare l'idrogeno. Quando andiamo avanti, bruciamo poi il carbonio, però si va avanti solo per 600 anni. Il neon un anno, l'ossigeno 6 mesi e addirittura il silicio si va avanti solo per un giorno. Quindi la stella prima di esplodere come supernova, l'ultimo giorno brucia il silicio. Quindi vedete che le reazioni vanno avanti per tempi molto lunghi finché si utilizza l'idrogeno. Via via che si va avanti, i tempi si accelerano e diventano sempre più rapidi. Appunto, con il neon si va avanti appena un anno, con l'ossigeno 6 mesi e con il silicio un giorno. A quel punto manca la sorgente di calore all'interno della stella e viene a mancare di colpo. Non è che si spegne irradiando calore per un certo tempo, perché una volta terminate gli elementi con cui può andare avanti per fare le reazioni, a quel punto le reazioni cessano praticamente di colpo. Siccome manca il sostegno dal centro, dal cuore della stella, tutto ciò che è gli strati superiori a quel punto collassano, crollano e cedono verso il centro, perché la gravità non è contrastata da nulla. Cedono a velocità enormi, vedete, dell'ordine di 100.000 km al secondo, perché stiamo parlando di stelle di grande massa e stiamo parlando della parte centrale, dove la densità è diventata grandissima e la stella nel cuore si è contratta. Quindi abbiamo una grandissima quantità di materia concentrata in una regione abbastanza piccola, per cui la forza di gravità lì è estremamente. Nel momento in cui non c'è più il sostegno, tutta la materia che ancora fa parte della zona un pochino superiore della stella crolla. Andare a così grande velocità all'interno, una grande massa, perché stiamo parlando comunque di stelle dove sta collassando diverse masse solari che vanno a 100.000 km al secondo, il rilascio di energia è enorme. E quindi nell'interno aumenta tantissimo la temperatura, comunque l'energia viene dissipata, e la pressione. Questo fa sì che negli strati più esterni si crea un'onda d'urto
di energia praticamente che rimbalza verso l'esterno e quindi innesca reazioni nucleari negli strati che avevano smesso di produrre reazioni, perché pur essendo strati più esterni, a quel punto la temperatura e la pressione diventano improvvisamente elevate. Quindi tutta la parte esterna della stella esplode. A quel punto, siccome le reazioni avvengono nella zona più esterna, ma non c'è più contrasto di gravità, perché finché avvengono all'interno c'è il contrasto di tutti gli strati superiori. Nel momento in cui le reazioni avvengono negli strati esterni, non ci sono altri strati esterni che possono contenere queste reazioni. Quindi la stella esplode e si disgrega praticamente istantaneamente. E quello che noi vediamo a distanze grosse, anche di milioni di anni luce, è questo. Vediamo una galassia tipo questa, che è M74, e vediamo che di colpo, nel giro di pochi giorni, vediamo accendersi una stella che noi prima non riuscivamo a individuare. Questo, diciamo, il picco di luminosità si raggiunge nel giro di qualche giorno perché la stella negli ultimi periodi della sua esistenza comunque ha attraversato momenti e fasi molto turbolente, per cui ha rilasciato all'esterno molto materiale, i venti stellari sono stati intensi, la stella nel frattempo si era gonfiata e quindi aveva rilasciato una parte del materiale. Quindi nel momento in cui si accende il centro della stella e quindi la stella supernova esplode, in tutte le vicinanze comunque c'è una grandissima quantità di materia che era stata rilasciata in periodi precedenti, per cui impiega qualche giorno per raggiungere la massima luminosità. La stella nel giro di pochi giorni, appunto, dicevo, brilla come migliaia o miliardi di stelle. Addirittura in poche ore può cambiare la sua luminosità di oltre 10.000 volte. Quindi vuol dire che il rilascio di energia è immenso. E quindi noi possiamo pensare che questo rilascio, questa luminosità che diventa così grande, sia la manifestazione appunto di una grande quantità di energia, e così è. Però dobbiamo pensare che una piccola parte dell'energia che rilascia la stella si manifesta come radiazione luminosa. La gran parte diventa neutrini, quindi particelle subatomiche, particelle che interagiscono molto poco con la materia, e sono però responsabili della gran parte della assorbazione di energia di ciò che avviene all'interno della stella. Ricordiamoci questo perché fra poco vedremo che c'è una certa importanza nei neutrini, perché sono un grosso rilascio improvviso di neutrini è segno proprio la firma dell'esplosione di una supernova molto massiccia. Dicevo che la stella probabilmente, essendo così massiccia, ha avuto nella sua vita, nelle ultime fasi, una vita piuttosto turbolenta e travagliata, quindi è facile che abbia rilasciato polveri, venti stellari molto intensi, che abbia rilasciato materia, e quindi prima di poter vedere la stella o il residuo che si ha dalla successiva esplosione della supernova occorre un tempo piuttosto lungo, proprio perché la stella in sé viene come oscurata, mascherata da questa grande presenza di materia e di polveri. A quel punto questa stella esplode e si crea quella onda violentissima, onda d'urto, che scaglia materiale in tutte le direzioni a velocità elevatissime, dell'ordine di 20-30.000 km al secondo. Quindi stiamo parlando di velocità che sono dell'ordine di un decimo della velocità della luce. Questo è per ciò che succede all'esterno. Quindi, se in precedenza la stella aveva rilasciato
gas, polveri, quindi li aveva fatti allontanare, sicuramente li aveva fatti allontanare a velocità più basse. Quindi questi strati che esplodono e vengono rilasciati a velocità molto più grande, a un certo punto vanno a impattare su tutto ciò che negli anni precedenti o nei secoli precedenti la stella ha rilasciato. Quindi producono effetti che possono essere comunque visibili se noi siamo sufficientemente vicini. Ciò che invece è all'interno della stella non è più supportato da reazioni e quindi collassa. A quel punto che cosa succede? Diciamo che dipende tutto unicamente da tutta la materia che è rimasta nella stella, perché in funzione della massa che è rimasta si forma una stella di neutroni, o se la massa residua fosse particolarmente alta non conosciamo nessun limite e quindi si dovrebbe formare un buco nero. Se invece la massa residua è minore, quindi dell'ordine di, come è scritto qui, di due masse solari, si forma una stella di neutroni e la degenerazione dei neutroni, questi neutroni che sono tutti schiacciati a quel punto uno contro l'altro, riescono a contrastare la successiva la forza di gravità, quindi una successiva eventuale contrazione. La curva di luce è quello che noi vediamo, cioè l'andamento della luce, della luminosità della stella nel tempo. Viene studiato in tutte le frequenze, ovviamente. In antichità si guardava solo la luce della stella che esplodeva. Oggi andiamo ad analizzare in tutte le bande elettromagnetiche. A seconda appunto dell'andamento, vediamo, oltre che a classificare le stelle, riusciamo anche a dedurre, a capire che cosa sta succedendo in quei gusci che sono stati espulsi. E una sorgente di radiazione molto importante è proprio il decadimento radioattivo degli elementi pesanti che si sono formati. A quel punto, guardando, conoscendo gli elementi, conoscendo i tempi di decadimento, si può proprio ricostruire qual è il motore della radiazione che si vede, a seconda, e si può distinguere per esempio il cobalto da altri elementi, e si può vedere che per certi periodi, in certi periodi successivi, il motore, diciamo, della radiazione che si vede è proprio legato ai diversi elementi radioattivi che si sono formati. Quindi, sovrapponendo tutti gli andamenti e i tempi, si riesce a ricostruire la composizione di ciò che si è formato all'interno della stella. A distanza di tanti anni, in questo caso quasi 1000, questo qui è ciò che vediamo. Questa è la nebulosa del Granchio, che pur essendo nebulosa Granchio si trova nella costellazione del Toro, ed è il residuo dell'esplosione del 1054 di cui parlavamo prima. Questa nebulosa 1000 anni fa non esisteva e si è formata ed è ancora in espansione, perché sono tutti i gas che sono stati espulsi, la materia che è stata espulsa nell'esplosione. Non si vede tanto bene perché forse è un po' sovraesposta, comunque al centro c'è una stellina che dovrebbe essere una di queste due, non so bene quale, che è il residuo, che è la stella di neutroni che si è formata. Quindi questo è una carrellata sul processo di formazione e di nascita delle supernove. Però, vi dicevo, a febbraio scorso è stato il trentennale della esplosione di una supernova che è stata visibile a occhio nudo. Era visibile a occhio nudo, non è esplosa nella nostra galassia, però è stata visibile a occhio nudo perché è esplosa nella grande nube di Magellano, che è una galassia satellite della Via Lattea. Qui dall'Italia non l'abbiamo vista perché
sono una declinazione molto bassa, quindi si vede dall'emisfero meridionale, però è stato ovviamente proprio diciamo, ha messo in fibrillazione tutto il mondo dell'astronomia, perché erano quasi 400 anni che non si vedeva una supernova a occhio nudo. L'occasione di vederne una così vicina ovviamente è stata ghiotta per poterla studiare, e quindi l'idea era, appena si era diffusa la notizia, perfetto, è esplosa una supernova, quindi adesso andiamo a vedere, siccome conosciamo anche la stella che ne ha dato origine, andiamo a studiarla e andiamo a confermare tutto ciò che abbiamo pensato e supposto, e tutti i vari modelli che sono stati fatti. La cosa è andata così: c'era Shelton, Ian Shelton, che era un dottorando canadese che stava lavorando in Cile all'osservatorio della Campanas, e l'ha scoperta a occhio nudo, andando fuori, stava per andare a fare una sessione di lavoro all'interno dell'osservatorio, guardando in cielo, ha guardato le grandi nubi di Magellano e ha detto: ma qui c'è una stella che non mi sembra di ricordare che ci fosse. A quel punto ha andato subito a consultare i cataloghi, le mappe stellari, si è consultato, siccome lui veniva dal nord, conosceva il cielo meridionale ma non benissimo, si è andato a consultare con quelli che avevano più familiarità e ha scoperto che c'era una nuova stella che in precedenza non si vedeva. Questo è il confronto della regione. Questa qui è la nebulosa Tarantola. Vedete, questa è la regione prima, in una foto ripresa prima dell'esplosione, e questa qua all'improvviso si accende, quindi in questa zona si accende la stella. All'epoca si usavano molto le pellicole fotografiche, non ancora tutti i CCD, però diciamo che si sono riusciti a fare tante osservazioni e tante misure. Allora, subito ci sono delle domande. Perché? È un errore aver visto questa stella, questa supernova, oppure veramente deve succedere così? Perché è la prima stella di cui si conosce la stella progenitrice, cioè la stella che è esplosa, era stata mappata e era stata fotografata in precedenza. Mentre tutte le altre supernove che noi vediamo in altre galassie sono estremamente lontane, quindi non riusciamo ad avere fotografie precedenti all'esplosione della stella, quindi noi facciamo solo un'analisi a posteriori di ciò che vediamo nell'esplosione. In questo caso era stata fotografata, ma non solo fotografata, era stata classificata anche la stella. Con classificata intendo se era stata gli spettri, era stata analizzata la luce che si riceve. Quindi si conoscevano le caratteristiche della stella prima che esplodesse. Questa stella era il nome del catalogo Sandvik -69°202, che era la 202esima stella del catalogo, la latitudine -69, che si trova a circa 168.000 anni luce da noi. Quindi, mentre le altre che vediamo diversi milioni di anni luce, questa è relativamente vicina. Però il primo problema è stato: tutti i modelli dicevano che l'esplosione di una stella di grande massa era una gigante rossa, e invece questa era una gigante, sì, ma una gigante blu. Quindi nel diagramma HR, quello di Hertzsprung-Russell, stava totalmente dalla parte opposta a quella in cui ci si aspettava. Aveva una curva di luce anomala, abbiamo visto che, diciamo, raggiunge nel giro di pochi giorni, una settimana, 10 giorni al massimo, le supernove raggiungono il picco di luminosità, poi la luminosità decresce. Questa ha due picchi: la luminosità cresce, poi diminuisce e poi risale, e il massimo di luminosità viene raggiunto addirittura 50 giorni dopo l'esplosione. Per la prima volta si ha, oltre che la fotografia di una supernova, si ha un evento di neutrini
che vengono misurati in coincidenza con, in corrispondenza della, dell'esplosione. La cosa particolare è che oggi, a distanza di 30 anni, noi non riusciamo ancora a vedere che cosa è rimasto di quella stella. Adesso poi vedremo delle fotografie più dettagliate. Questa qui è la fotografia della stella prima che esplodesse. Quindi abbiamo proprio una fotografia, un'analisi del spettro della stella. Quindi sappiamo sicuramente era una supergigante blu, non è un'ipotesi, ma è proprio una misura. All'epoca anche i giornali avevano parlato di questo evento, perché era un evento comunque particolare, era un evento eccezionale. Sono due ritagli della stampa, c'è qualche piccola imprecisione. Il primo titolo dice: al telescopio apocalisse di 50.000 anni fa. Vero che era un'apocalisse per certi versi, però vabbè, la distanza era tre volte tanto, 168.000 anni luce, quindi 168.000 anni fa. Comunque, quello che dice: osservatorio cileno ha registrato l'esplosione di una grande stella, fenomeno che non si ripeteva dal 1604. Quindi per quello c'era comunque interesse. Poi, interessante il titolo successivo: la stella è morta in 7 secondi. Vedremo fra poco perché si fa questo riferimento ai 7 secondi. È curioso che dice: la supernova osservata per la prima volta anche sotto il Monte Bianco. Diciamo, è vero, ma non è proprio così. Cioè, non, siccome si fa un riferimento al laboratorio sotto il Monte Bianco delle rilevazioni di neutrini, avevano misurato dei neutrini, quindi avevano visto la traccia lasciata dalla supernova. Non è che avessero visto proprio la supernova, perché sotto qualche chilometro di roccia resta poco visibile una stella. E invece Time addirittura lo mette in copertina. Quindi è un evento che fa scalpore, fa sensazione e se ne parla. Andiamo a vedere che cosa è successo allora, la cronologia degli eventi. Esplode nella nube di Magellano. Appunto, diciamo che la stella progenitrice aveva una massa circa 20-25 masse solari. Prima dell'esplosione aveva una magnitudine 12, cioè per chi pasticcia un po' con i telescopi sa che le stelle visibili a occhio nudo sono intorno a magnitudine 5-6, più il numero è grande più le stelle sono deboli. Quindi stiamo parlando di una stella che era circa 400 volte meno luminosa, 500 volte meno luminosa delle stelle più deboli che si vedono a occhio nudo. Quindi una stella totalmente invisibile a occhio nudo. Sappiamo per sicurezza, con certezza, che all'1:55 di tempo universale, qui tutte le misure sono state fatte non sull'orologio cileno, italiano, ma sul tempo universale per poterle sincronizzare, questa stella era di magnitudine 12 e lo sappiamo perché era stata ripresa una fotografia proprio a quell'ora, e quindi la stella compariva di magnitudine 12, quindi la sua luminosità che aveva anche sulle foto precedenti che abbiamo visto. Alle 10:33, quindi poco più di 8 ore dopo, la stella è di magnitudine 6, quindi ha recuperato 6 magnitudini nel giro di 8 ore, quindi è diventata 250 volte più luminosa nel giro di 8 ore. Sappiamo, perché poi è stata seguita nel tempo, oggi sappiamo che è una supernova tipo peculiare, per cui si aspettava la supernova per confermare tutti i modelli, gli studi che erano stati fatti in precedenza che spiegavano come evolve una supernova, e invece si sono dovuti costruire i modelli per cercare di capire come fosse possibile che fosse successa una catastrofe del genere. Si pensava appunto che fosse una gigante rossa, invece si vede questa stella blu che esplode. Sì, qui sempre la foto prima e dopo dell'esplosione.
Allora, perché si fa riferimento nel titolo del giornale al Monte Bianco? Perché alle 2.52 abbiamo visto che all'1.55 la stella di magnitudine 12, quindi non è ancora esplosa all'1.55. Alle 2.52 il laboratorio del Monte Bianco rileva, appunto nel giro di 7 secondi rileva 5 neutrini. Per quello il titolo del giornale che diceva la stella è morta in 7 secondi. Quindi circa un'ora dopo rileva questi 5 neutrini che non vengono rilevati da nessun altro laboratorio nel mondo. Intendo nessun altro, ma non è che siano decine i laboratori, ce n'erano 3 al mondo che potevano rilevarlo, quindi voglio dire, gli altri 2 non li rilevano. Invece, qualche ora dopo, alle 7.35, il Kamiokande in Giappone e INP negli Stati Uniti rilevano neutrini che non vengono rilevati dal Monte Bianco. Oggi si ritiene comunque che questi neutrini siano associati all'esplosione di questa supernova, perché la supernova esplodendo rilascia, abbiamo detto, più del 90% della propria energia sotto forma di neutrini. I neutrini interagiscono pochissimo con la materia, sono difficilissimi da fermare e da rilevare, però è vero che vederne 5 nel giro di pochi secondi vuol dire che sono neutrini legati fra loro, sono relativi a un certo evento. Quindi oggi si pensa che questo coincide anche con le tempistiche, con le immagini che sono state rilevate, che questi eventi siano riconducibili all'esplosione della stella. C'è stato tantissimo dibattito all'epoca fra gli italiani che sostenevano che le proprie misure, quelle del Monte Bianco, fossero attendibili, e americani e giapponesi che invece avevano fatto la grossissima battaglia per sostenere che loro fossero i dati giusti e quelli italiani fossero sbagliati. Se voi leggete cosa ne pensano gli uni e gli altri, ognuno parteggia per la propria opinione. C'è qualcuno che un po', non dico per mettere d'accordo tutti, ma che ipotizza che entrambi gli eventi siano legati alla supernova, perché quello americano e giapponese ormai viene considerato accertato che sia legato alla supernova. Quello del Monte Bianco viene un po' trascurato, però chi ci ha lavorato degli italiani ne è fermamente convinto che le misure fossero corrette e che fosse un vero evento legato alla supernova. Qualcuno, vedendo proprio che è una stella che esplosa in maniera peculiare, che poi ha altre caratteristiche strane che vediamo fra poco, pensa che effettivamente ci possa essere stato un doppio rilascio di neutrini legato a due fasi successive: una prima in cui la stella è esplosa ed si è formata la stella di neutroni, e un collasso successivo alcune ore dopo in cui la stella di neutroni si è ulteriormente collassata formando un buco nero. Oggi non sappiamo dare risposta, perché a distanza di 30 anni non vediamo una pulsar all'interno della nebulosa, non vediamo la stella, non vediamo che cosa è rimasto, vediamo delle polveri che ci nascondono tutto ciò che c'è dietro. Quindi dovremo solo aspettare del tempo per capire che cosa è successo veramente. Questo è il grafico che mostra l'energia dei neutrini e i tempi. Vedete, nel giro di pochi secondi vengono rilevati i neutrini. Gli esperti di questo settore da queste misure sono in grado di capire se i loro modelli sono corretti, anche legati all'energia del neutrino e le tempistiche con cui vengono rilasciati. Ovviamente oggi non possiamo dare una indicazione conclusiva, perché è l'unico evento che conosciamo in cui abbiamo correlato neutrini e l'esplosione di supernova, fra l'altro una supernova anomala, per cui noi dobbiamo aspettare che avvengano altri eventi, possibilmente abbastanza vicini da poterli misurare, in modo da poter capire se questa è stata veramente un'anomalia, la sua evoluzione, o se è un fenomeno che si può ripetere più.
più spesso. Cosa interessante, ma un po' sfortunata, all'epoca c'erano un paio di laboratori che cercavano di misurare le onde gravitazionali. Non erano come quelli di oggi, di cui abbiamo parlato in queste conferenze, tipo Virgo o Laico, e forse non sarebbero stati in grado di misurare un'onda gravitazionale. Sicuramente si è generata un'onda gravitazionale, però all'epoca le uniche antenne che erano esistenti non erano state in grado, per vari motivi poi anche sfortunati, di poterle rilevare. Oggi attendiamo sempre di più con interesse una nuova supernova, perché vorremmo vederla abbastanza vicina da vedere anche le onde gravitazionali e quindi vedere che cosa succede realmente su una supernova abbastanza vicina. Un po' di analisi però nel frattempo, sono passati 30 anni, sono state fatte osservando quello che vediamo oggi, perché quello che si è formato, come appare oggi dai resti della supernova, ci permettono di ricostruire che cosa è successo in passato, perché oggi sappiamo che questa stella ha rilasciato tanta materia nello spazio attorno a sé. È molto curioso, adesso vi farò vedere un po' di immagini e un po' di ricostruzioni, però è stata una stella che ha avuto una vita almeno molto travagliata, soprattutto nelle fasi finali. Si vede nelle immagini di oggi, diciamo, finita la grande esplosione, la grande luminosità che ha, diciamo, accecato e impedito la possibilità di vedere ciò che stava accadendo nella zona più vicina, più interna. Si vedono tre anelli di materia, uno diciamo più interno, che dovrebbe essere intorno all'equatore della stella, e altri due che sono stranamente in allontanamento ma lungo l'asse polare della stella. Vedendo diciamo i vari modelli che sono stati fatti, le misure che sono state fatte sulla materia degli anelli, sulle velocità con cui si stanno muovendo, si è ricostruito che questi anelli derivano da materia che è stata espulsa circa 20.000 anni fa dalla stella. Ovviamente all'epoca, quando erano state fatte le fotografie precedenti alla supernova, non si era in grado di vedere questi anelli, che in parte erano già presenti, però non erano in grado di vederli. Allora, il dubbio è stato: ma si tratta di materia che espulsa dalla stella perché era in rapida rotazione, oppure è successo qualcosa, per esempio la fusione fra due stelle? Allora, torniamo alla statistica che vedevamo in precedenza sulle stelle massicce, che spesso sono più delle volte sono in sistemi multipli. Allora, siccome stiamo parlando di una stella che ha una massa di 20-25 volte quella del Sole, non è così irrazionale pensare che possa essere una stella che in realtà faceva parte di un sistema multiplo. Questa è la curva di luce, vedete che in blu è quella di una supernova tipo gravitazionale, diciamo tipica. In pochi giorni raggiunge il massimo, poi c'è un declino, questi sono il tempo misurato in giorni, e invece questa qui, la supernova 1987A in porpora, ha un primo massimo, scende dalla sua luminosità, poi risale e poi riscende, e scende estremamente lentamente rispetto a una supernova classica. Quindi questa è una grossa differenza, una grossa anomalia. Questo è quello che vediamo oggi. Questo è quello che vediamo oggi. Vediamo il centro, se è quasi puntiforme, sembra una stella, ma in realtà non è la stella, è il bagliore del materiale che è intorno alla stella. Vediamo un anello molto luminoso, che è quello espulso intorno all'equatore della stella, e poi vediamo due anelli
che sono disassati, non sono concentrici con Castelli. Dipende dal punto di vista, noi siamo, diciamo che l'asse di rotazione della stella è inclinato rispetto alla nostra vista. Così è praticamente quello che potremmo vedere se fossimo, se potessimo muoverci vicino alla stella. Vediamo questo anello intorno e questi due grossi anelli che sono stati rilasciati circa 20.000 anni fa. È una specie di clessidra. Vi farei vedere anche un video che è stato prodotto dall'ESO, e mette assieme la ricostruzione con le immagini. Queste sono le immagini, andando sempre più all'interno della nebulosa Tarantola, andiamo a fianco, vediamo a un certo punto comparire all'interno un puntino, vediamo che compare questi anelli che sono il residuo della stella. Queste sono immagini del telescopio spaziale, andando sempre più nel centro, e ora ci trasferiamo in questa ricostruzione. Perché vediamo questi anelli grandi disassati? Ecco perché, vedete, la linea di vista non siamo esattamente sull'asse, e quindi c'è questa specie di forma di clessidra con la materia che è stata espulsa. E questo qui è quello che è stato ricostruito. Questo anello interno, cosiddetto anello di fuoco, nel tempo si è evoluto, nel senso che si è acceso. Si vedeva nel 94 questo anello con appena un punto, che era quello che era stato raggiunto dalla materia espulsa durante l'esplosione. L'anello era stato espulso molti anni prima, 20.000 anni fa circa, con una certa velocità. La materia espulsa dalla supernova viaggia molto più veloce, e quindi a un certo punto raggiunge la materia che si sta dell'anello. Inizia a raggiungerla nel 94, quindi 7 anni dopo l'esplosione. Vedete, nel 98 si forma il secondo punto, nel 2003 praticamente in ogni direzione l'anello segna questo l'investimento dei getti, finché si accende totalmente. Sembra, da immagini recenti, che si stia come un po' spegnendo, perché quest'ondata di materia sta passando, quindi si ritiene che ma non si sa esattamente l'anno, fra il 2020 e il 2030 si dovrebbe spegnere, perché la materia, il guscio di materia espulso dalla stella investe questo anello, e poi a un certo punto, essendo più veloce, passa. Però quando lo investe lo accende, perché arriva ad alta velocità, altissima velocità, e quindi la temperatura sale moltissimo. Qualcosa sappiamo su cosa è successo a questa stella oggi. Abbiamo visto che la maggior parte delle stelle, quelle di grossa massa, sono in un sistema multiplo. Quando la stella più massiccia evolve, riempie il suo lobo di Roche, e a un certo punto può iniziare a trasferire materia sulla compagna. E questo probabilmente è ciò che è successo anticamente in questa stella. In realtà era un sistema di due stelle. Era un sistema di due stelle in cui una è diventata una gigante, quella più massiccia, quindi che evolve più rapidamente, per prima diventa una gigante, mentre l'altra sta vivendo normalmente la sua esistenza. È quella più piccola, quella più leggera, quindi che vive per un tempo più lungo. Se sono abbastanza vicine, nel momento in cui la gigante si gonfia ed espande il suo guscio,
a seconda della sua massa e a seconda della distanza può succedere, possono succedere cose diverse. Cioè si può semplicemente gonfiare se sono a grande distanza, ma non interagiscono. Può riempire totalmente il logo di Roche, può riempirlo e tendere a far precipitare materia sulla compagna. Addirittura se sono abbastanza vicine e la stella maggiore è abbastanza grande, si può formare un'unica atmosfera. E questo è deleterio per il sistema, perché in questo caso comunque le due stelle sono ancora separate. Nel momento in cui si forma una specie di guscio comune, si dissipa energia e quindi le due stelle si avvicinano. Viene praticamente come farle muovere le stelle all'interno di un mezzo che dissipa energia per attrito. Quindi le due stelle perdono energia e si avvicinano. Quando si avvicinano possono succedere varie cose. Un primo caso, si possono formare, possono ripulire la zona interna e lasciare il guscio all'esterno. Possono però muoversi all'interno di questa bolla di gas e piano piano precipitare una sull'altra. Ed è ciò che è successo in questa stella. Nel giro, mi pare, di un centinaio di anni si calcola che una stella si sia spalmata sopra l'altra. Ed è qui che nasce la differenza, quindi, rispetto alla stella, alla supergigante rossa che ci aspettavamo. Questo rimescolamento di materia ha cambiato la struttura di questa stella che stava evolvendo in maniera normale e quindi ha mescolato tutti gli elementi che prima erano esposti nella famosa cipolla che vedevamo prima. A questo punto c'è stato un apporto di elementi diversi in tutti gli strati, quindi non c'era più la struttura cipolla classica e quindi è stato rilasciato esternamente un guscio di materia, ma la stella al suo interno ha esposto materia comunque calda non era più una stella gonfia e quindi era una stella, una gigante blu. Quindi, facendo vari modelli, ipotesi, calcoli, si è visto che la stella primaria doveva avere una massa di circa 15 masse solari e la secondaria fra 5 e 10. La principale, quindi quella più massiccia, evolve, diventa una gigante rossa, si forma un'atmosfera comune e poi iniziano a perdere energia perché questa atmosfera comune fa dissipare energia. A quel punto la stella, circa 20.000 anni fa, quando si è formato l'anello che noi vediamo intorno all'equatore, la stella precipita e si fondono le due stelle fra di loro. A causa della donazione enorme, perché a quel punto tutto il momento angolare, o meglio una buona parte del momento angolare, viene trasferito, quindi la stella che si forma ruota estremamente velocemente su se stessa e quindi rimescola ulteriormente tutti i vari strati al suo interno e quindi viene espulso sia della materia a livello dell'equatore, sia lungo i due assi, lungo l'asse polare nord e sud. E questo è il modello che si ottiene, che praticamente al centro c'è la stella, questa era la vista di taglio dell'anello centrale, quello intorno all'equatore, noi osserviamo in questa direzione, l'asse di rotazione è inclinato rispetto alla nostra linea di vista e quindi i due anelli che sono in espansione, in allontanamento, noi li vediamo che ci sembrano disassati rispetto alla stella, in realtà appunto è una sorta di clessidra che noi vediamo inclinata. Quindi questo qui è ciò che vediamo noi oggi dal nostro punto di vista. E questo qui è un esempio tratto da una pubblicazione
Le due stelle si formano l'atmosfera comune, si fondono, si forma un disco di materia che piano piano si ripulisce all'interno. Questa è la vista in sezione, questa è la stella, si forma il disco intorno, c'è una grande quantità di materia intorno e i due anelli che vengono espulsi diciamo su, verso il polo nord e verso il polo sud. Il futuro è tutto ciò che ci interessa per sapere che cosa succederà, perché continuando ad osservare la stella e che cosa succede nella nebulosa che si è formata, potremo sapere qualcosa di più e confermare le ipotesi che abbiamo fatto. E soprattutto noi attendiamo, l'ho già detto e questo è il sogno di ogni astronomo, attendiamo qualche altra supernova nella nostra galassia. Non troppo vicino perché potrebbe essere pericoloso, però una qualche supernova con gli strumenti che abbiamo oggi di poter verificare le onde gravitazionali, poterle osservare con i telescopi, poterle osservare con i satelliti a diverse lunghezze d'onda, sarebbe tutto ciò che noi ci auguriamo e che attendiamo. Diciamo, inizialmente l'argomento che volevamo trattare nella conferenza praticamente era questo, se non che nella preparazione della conferenza è successo un evento che è finito anche questo sui titoli dei giornali. È stato comunicato a ottobre, a metà ottobre, per un evento che è successo a metà del 17 agosto. Si è parlato di Chino 9 e onde gravitazionali. C'è stata una grande risonanza che addirittura quella sera nei titoli dei telegiornali si parlava di astronomia, cosa che normalmente non succede, però c'è stato proprio tanto clamore, perché oltre a finire sulla carta stampata o nei siti internet specializzati, anche i titoli di apertura dei telegiornali hanno iniziato con questo evento. E quindi ci domandiamo, ma che cos'è, come è successo? Chino 9 e onde gravitazionali, si è parlato di questo doppio evento. Sulle onde gravitazionali non andiamo nel dettaglio, ci sarebbe da parlare moltissimo. Quelli più affezionati di voi che hanno già visto seguito le nostre conferenze sanno che ne abbiamo parlato con una conferenza dedicata. Chino 9 però normalmente non vengono menzionate anche sui video di astronomia, o bisogna andare proprio a parlare di qualche fenomeno specifico, oppure normalmente non si sa che cosa sia. Allora, il 17 di agosto succede tutto alle 12:41 di tempo universale, quindi qui da noi era il primo pomeriggio subito dopo Ferragosto, e succede che nel laboratorio Virgo e LIGO, Virgo in Italia, LIGO negli Stati Uniti, si registra in maniera contemporanea un evento di onda gravitazionale. Sapete che si sono già verificate e accertate alcune onde gravitazionali legate a fenomeni molto particolari, appunto di diffusione di stelle e cose del genere. In questo caso, entrambi i laboratori misurano questa onda gravitazionale, si scambiano le informazioni e i dati, quindi c'è un grande fermento perché è una conferma reciproca di ciò che è stato misurato. Però succede qualcosa di più. C'è un satellite che è in orbita terrestre che si chiama Fermi e rileva un lampo gamma, quelli che vengono chiamati gamma ray burst. Lampi gamma che sono qualcosa che viene studiato negli anni recenti, però sono qualcosa di estremamente energetico, estremamente violento e ancora abbastanza misterioso, nel senso che si sa, si inizia a capire qualcosa, ma non se ne sapeva fino a pochi anni fa esattamente la sorgente.
Questi lampi gamma sono estremamente energetici e avvengono a grandissima distanza da noi. Grandissima distanza vuol dire molti milioni di anni luce, alcuni addirittura qualche miliardo di anni luce da noi. Per essere visibili a così grande distanza devono essere molto energetici. E questi lampi durano un tempo molto breve, alcuni un paio di secondi o anche meno. Quindi avere un evento di un qualcosa che rilascia una grandissima quantità di energia, come quella di un lampo gamma, che varia la sua luminosità nel giro di pochi secondi, vuol dire che la sua dimensione è molto piccola, perché altrimenti non riuscirebbe a cambiare la sua luminosità così velocemente. Diciamo, la sua dimensione deve essere minore del tempo che percorre la luce, della distanza che percorre la luce in quel tempo. Quindi si tratta di oggetti estremamente piccoli, estremamente compatti. Quindi, alle 12.41 si misurano le onde gravitazionali, dopo due secondi il Fermi misura il lampo gamma, dopo 40 minuti Integral, che i dati di Integral che mandano satellite, indicano anche loro che c'è stato un lampo gamma. Bastano poche ore perché con l'analisi di questi dati, soprattutto il confronto delle misure fatte sulle onde gravitazionali e le misure fatte da questi satelliti, permettono di restringere il campo di ricerca. Le onde gravitazionali in particolare, essendo state misurate con grandissima precisione nel tempo da due laboratori differenti, permettono di dare un'indicazione di quale sia la regione di cielo nel quale sia avvenuto il fenomeno. Dopo 10 ore dal lampo gamma e dalle onde gravitazionali, si scopre che nella nebulosa, nella galassia NGC 4993, che è questa nella fotografia, si vede una stella, una chilonova, cioè una stella che prima non era presente, una sorta di supernova, però ancora più energetica. Viene subito diramata l'allerta, quindi si va a spazzolare su tutte le possibili lunghezze d'onda, quindi si guarda nell'infrarosso, nell'ultravioletto, e chiunque abbia della strumentazione opportuna si mette a fare misure. Questa qui è una rappresentazione di tutto il cielo. Quindi i vari laboratori hanno Fermi e Integral in base alle tempistiche in cui hanno rilevato, hanno determinato che, vedete, queste sono le latitudini celesti, e questa qui praticamente non sono rappresentate le stelle, ma sarebbe tutta la rappresentazione della volta celeste. Quindi Fermi e Integral, vedete che hanno una grande incertezza, però restringono il campo di ricerca in quest'area grigia. Sempre da Fermi si riesce con altre misure a restringere a quest'area viola, e con le onde gravitazionali Virgo e LIGO si restringe ulteriormente a questa area verde. Quindi si va a cercare lì se c'è qualcosa di anomalo, qualcosa di nuovo che prima non c'era. E questa galassia 4993 è proprio in mezzo, quindi rientra in pieno nell'area che era stata ristretta, circoscritta dalle diverse misure. Quindi è forte il sospetto che lì, in quella galassia, sia successo qualcosa. E in effetti qualcosa vediamo. C'è una stella, chiamiamola stella, che prima non c'era. È questa qui, che vedete che è molto luminosa. Queste altre stelle che vedete in realtà sono stelle della nostra galassia, che sono molto estremamente più vicine e che si sovrappongono, perché stelle nella nostra galassia c'è una quantità enorme, quindi casualmente sono sulla linea di vista. La galassia invece che osserviamo è questa, che è molto dispersa, molto diffusa, non vediamo stelle singole, però compare questa
questa stella che prima non vedevamo. Questa qui è la parte, la controparte ottica di questa chilonota. E questa è, sono diverse immagini all'arco di pochi giorni. Vedete che dall'esplosione del 17 e dalla prima immagine del 22 è abbastanza luminosa, il 26 di meno, il 28 ancora di meno. Quindi questa non è una supernova come quelle che abbiamo visto prima, che impiegano diverse decine di giorni a diminuire la loro luminosità. Questo è un evento molto specifico e ristretto nel tempo che avviene e diminuisce la sua luminosità in tempi molto rapidi. Addirittura, a seconda delle radiazioni che si vanno a vedere, fra l'infrarosso, l'ultravioletto, il visibile, eccetera, il calo di luminosità è fra 0,8 e 2 magnitudini ogni giorno, quindi un evento estremamente energetico, forte e che precipita subito dopo. Ma allora la domanda ancora una volta è: ma cosa è successo? Qual è l'evento scatenante di un qualcosa del genere? Che vediamo. Bene, qui sempre fotografie a distanza di qualche giorno. E quello che si è dedotto, soprattutto analizzando le onde gravitazionali, è questo, che è un po' la storia di quello che è successo. L'evento è la collisione, quindi la fusione di due stelle di neutroni. Quindi due stelle che precedentemente avevano già fatto la loro vita, la loro evoluzione, ed erano arrivate probabilmente molti milioni di anni fa, erano già arrivate alla conclusione della loro evoluzione e si erano fermate alla fase di stella di neutroni. Anche qui stiamo parlando di stelle molto massicce, quindi diciamo un fenomeno, un evento non del tutto improbabile, visto che stiamo parlando di stelle molto massicce che più delle volte sono in sistemi multipli. Le due stelle sono rimaste ad orbitare l'una intorno all'altra, solo che sono molto massicce, abbastanza vicine, e anche in assenza di altri fenomeni dissipano una certa quantità di energia. La dissipano perché, avendo masse molto grandi che si muovono a grande velocità, si generano onde gravitazionali, un po' come quando, se noi prendiamo delle cariche elettriche, le facciamo muovere ad alta velocità, si formano delle onde che noi poi possiamo misurare come onde elettromagnetiche. In maniera analoga, muovendo grosse masse e molto velocemente, si generano onde gravitazionali. Ovviamente finché le masse, queste due stelle, erano abbastanza lontane, si muovevano una intorno all'altra in orbita, ma la dissipazione attraverso le onde gravitazionali era piccola e quindi ha richiesto un tempo molto lungo. Via via che si sono avvicinate, hanno iniziato a orbitare sempre più velocemente, sempre più vicine, quindi erano grosse masse che si muovevano velocemente all'interno di un campo gravitazionale molto intenso, e quindi c'è stata una sorta di escalation nella dissipazione, nella produzione di onde gravitazionali, finché a un certo punto sono arrivate a contatto e si sono fuse assieme fra loro. Quindi si è calcolato che le due stelle erano una di massa circa fra 1,5 e 2,2 masse solari e l'altra era una stella un pochino più leggera, grossa, con una stella di neutroni, ma con la massa più o meno intorno alla massa del Sole. Quindi nel momento in cui sono fuse c'è stata non una vera esplosione, ma c'è un rilascio di energia grandissimo, la struttura delle due stelle viene distrutta e se ne crea un'altra, una nuova stella che ridistribuisce l'energia e la materia al suo interno, e quindi si forma questo lampo gamma che è della durata di alcuni secondi, ma molto breve, e si forma un bagliore residuo
che viene alimentato anche in questo caso dal decadimento radioattivo degli elementi pesanti che si sono formati. Perché in questo fenomeno si formano grandi quantità di elementi molto pesanti che sono anche molto, alcuni molto instabili e quindi decadono. La cosa che ha dato più clamore appunto quando è finita sui titoli dei giornali è che c'è stato un rilascio di grandi quantità di materia, circa 20-25 millesimi della massa solare. Sembra poco, perché uno pesa 20 millesimi, sono poca cosa, però vuol dire che questa materia è circa 600 volte la massa della Terra, quindi la massa espulsa non è stata poca, ed è stata espulsa a grande velocità, circa 0,3 volte la velocità della luce, quindi l'ordine di grandezza 100.000 km al secondo. La cosa che ha avuto risonanza è che dai calcoli si è stimato che si sia formata elementi pesanti come oro e platino per l'equivalente di due masse terrestri, quindi la voce che era circolata sui giornali era: si sono formate due terre completamente di oro o di platino. Andiamocene a vedere che sono un po' fuori mano, perché sono a 130 milioni di anni di luce, però. Oltre a quello, sì, ci sono l'oro e il platino, ma sono formati elementi anche molto più pesanti. Cioè, l'uranio, come poi noi troviamo sulla Terra, nasce in questi elementi. Vedete, qui ho raccolto qualche titolo di letteratura qui americana, Science, Nature, Sky and Telescope, tutti che parlano di questa esplosione, che è stata l'occasione di vedere un'esplosione Kilonova, il lampo gamma, la parte visibile e l'onda gravitazionale associata. Quindi è proprio l'inizio di un nuovo modo di studio dell'universo in generale, perché si mettono assieme le osservazioni con strumenti diversi. Quindi vediamo non più solo la parte visibile con gli strumenti nelle varie lunghezze d'onda, ma vediamo insieme anche i lampi gamma e vediamo anche le onde gravitazionali. Quindi, per concludere, cosa lasciamo come sintesi di questa carrellata sulle supernove? Che le supernove sono variegate, ce ne sono di tanti tipi diversi, non sono solo il classico tipo 1 e tipo 2 che si immaginava all'inizio quando sono state classificate. Abbiamo visto che possono comportarsi nelle maniere più varie. È fondamentale il fatto che le stelle, soprattutto quelle di grande massa, non sono sole, quindi sono spesso in sistemi binari, e sono sistemi binari stretti che interagiscono fra loro, se non durante la vita ordinaria della stella, almeno nelle fasi finali. Quindi questo è importante e complica un po' l'evoluzione delle stelle, che non è magari così semplice e lineare come potremmo immaginare. Gli effetti di rotazione sono fondamentali, sia per la rotazione intrinseca della stella, sia quando interagendo con una compagna cambia la propria velocità di rotazione o quando cade materiale. E poi le onde gravitazionali, in conclusione, sono l'alba, diciamo, di un nuovo modo di osservare l'universo, non più con gli occhi nostri ma attraverso onde diverse. Questo ci aiutano a capire fenomeni estremamente violenti e molto, molto peculiari, che coinvolgono appunto masse notevoli come quelle delle stelle in esplosione oppure le stelle di neutroni che interagiscono fra loro. Quindi questo qui è la carrellata finale, e quindi le supernove, spero di avere trasferito il messaggio che sono estremamente interessanti, sono molto complicate. A questo punto, diciamo, stiamo pronti, in allerta, perché visto che
da più di 400 anni non ne vediamo una nella nostra galassia, i tempi più o meno sono maturi, da un momento all'altro potremo vedere. Grazie per l'attenzione. Sì, c'è una domanda. No, appunto, una volta ho detto che i raggi gamma, i raggi gamma, gli lampi gamma, sarebbero in realtà ipernove. Ora, il chilo 9 è la stessa cosa di ipernove, è una definizione più precisa? Allora, ci sono, su questo campo ci sono molte, la domanda non so se l'avete sentita da tutti, se a volte si parla di rampi gamma legati a ipernove o differenza tra chilo 9 e ipernove. Ci sono tante classificazioni, alcune anche un po', diciamo, ai limiti un po' fantasiose, eccetera. Perché si è andato a immaginare alcune cose che sono più o meno accertate, tipo appunto le fusioni, la cosiddetta chilo nova, esplosioni legate a stelle di grande massa. Poi si è andato a immaginare, per esempio, anche fasi intermedie fra stella di neutroni e buco nero, adesso non ricordo esattamente con quali nomi, però i lampi gamma sono sostanzialmente di due origini. Sono perché inizialmente non si capiva bene come, anche lì piace sempre classificarli, come darne come origine. Poi se ci si è accorti che probabilmente sono legati a due eventi separati. Quelli che avvengono non in alcune supernove, e quindi non tutte le supernove emettono lampi gamma, ma alcune supernove in condizioni che particolari, che si stanno ancora studiando, emettono lungo l'asse polare dei lampi gamma estremamente energetici, e quelli sono i lampi più lunghi, che durano alcuni secondi. Poi ci sono lampi gamma invece molto brevi, che durano meno di 2 secondi, che sono quelli legati alla fusione di stelle di neutroni. Quindi, avere correlato, in questo caso, il lampo gamma breve, quindi legato a un evento che dura pochissimo, meno di 2 secondi, con la misura dell'analisi della frequenza dell'onda gravitazionale, che quindi ha permesso di vedere, di accettare appunto che l'origine di quest'onda gravitazionale era la fusione di 2 stelle di neutroni, e poterla correlare con il lampo gamma è stata una conferma appunto del lampo gamma come originato, per come si immaginava appunto, dalla fusione di 2 stelle di neutroni. Poi vari nomi vengono dati a varie. Sì, diciamo che per ora, diciamo, già riuscire a mettere dei valenti fissi sulle supernove è abbastanza complicato. Poi andare a immaginare stati di materia ulteriori, diversi, estremi, poi ognuno ci mette un po', non dico la fantasia, però un'ipotesi su cosa potrebbe capitare. Sì. A proposito della classificazione gamma, è riferito alla capacità di penetrazione dell'onda. No, no, proprio sono lampi che avvengono proprio misurati nelle frequenze gamma, quindi diciamo quali sono i raggi X, eccetera, ci sono estremamente energetici. Si calcola che in questi rilasci di lampi gamma, infatti, quando sono stati osservati la prima volta fra gli anni 60 e 70. Perché quando c'erano le due superpotenze che andavano a spiarsi che non ci fossero test nucleari, avevano sguinzagliato diversi satelliti per vedere che cosa succedeva, che non ci fossero bombe atomiche che venivano fatte esplodere, e si erano misurati questi lampi gamma. Inizialmente non si capiva bene se venissero dalla Terra o no, poi si è accorto che venivano dallo spazio. Però quell'energia che avevano si riteneva che fossero o legate all'alta atmosfera o fosse una parte sorgente
nell'ambito del sistema solare, perché l'energia sprigionata altrimenti era troppo grande. Quando poi si è visto che provengono, poi ecco, no, passo intermedio, si è detto, beh, sicuramente non sono troppo energetici, vengono dalla galassia, vengono dalla Via Lattea, perché non possono venire da così distante. Quindi si è fatta una mappatura di questi lampi gamma e ci si aspettava che venissero, che si riproducesse più o meno la sagoma, la forma della Via Lattea, pensando che venissero dalla Via Lattea. Ci si accorge che invece vengono in maniera omogenea da tutte le direzioni dello spazio. E quindi questo qui è ancora più un indizio che vengono da grande distanza. A un certo punto ci si accorge che quando avvengono, l'energia rilasciata è spaventosamente enorme, dell'ordine di, cioè l'energia che il Sole rilascerebbe in molti miliardi di anni, che viene rilasciata in un giro di pochi secondi. Quindi energie enormi che provengono da distanze grandissime. E appunto poi analizzandoli si è visto che sono di due tipologie: uno legato a supernove molto massicce, quindi stelle molto grandi che esplodono, mentre i lampi brevi, che sono appunto legati alla fusione di stelle di neutroni, avvengono solo più vicino a noi, cioè a grandi distanze non le vediamo. E il motivo è spiegabile perché le due stelle di neutroni, quando evolvono, non è che appena finita la loro evoluzione si fondono, impiegano svariati milioni di anni a perdere energia fino ad arrivare a contatto. Quindi non si può vedere un lampo gamma così, di questo genere, in una galassia molto lontana che si è formata da poco tempo, perché le stelle di neutroni ci saranno, ma non hanno avuto ancora tempo di decadere fino a fondersi. Mentre in galassie più vicine si vedono questi tipi di lampi, segno che ci sono stelle di neutroni che si sono formate in orbita una intorno all'altra e nel corso di milioni o miliardi di anni la loro orbita è decaduta fino a fondersi assieme. Quindi questo qui è una spiegazione del lampo gamma solo vicino. Sì, allora, in effetti il titolo di questa, non so se avete sentito, una supernova che si è visto che esplosa più volte, almeno pare tre volte negli ultimi 50-60 anni, così. È una notizia che è stata divulgata poche settimane fa. In effetti è stato il secondo elemento che ha sovvertito l'ordine degli argomenti di questa conferenza, perché l'argomento della supernova l'avevamo deciso quest'estate e poi è successo che a ottobre c'è stato questo annuncio della supernova e adesso mi pare verso metà novembre c'era stato l'annuncio di questa supernova ricorrente. Abbiamo visto che le supernove, quando esplodono, la stella va in frantumi o si forma una stella di neutroni o addirittura nella stella di tipo 1A esplode completamente, non dovrebbe restare nulla, o addirittura un buco nero si dovrebbe formare per le stelle massicce e quindi sarebbe l'atto conclusivo dell'esistenza di una stella. È stata misurata una stella che esplosa, mi pare negli anni 50-54, esplosa come supernova, poi sono passate alcune decenni, adesso non ricordo quando, è esplosa una seconda volta e recentemente è esplosa una terza volta. Quindi è la supernova che, come si dice, che non vuole morire. È vero, è successo, non si riesce ancora a spiegare, cioè l'annuncio di Nature è stato, per dire, è successo questo fenomeno, si deve capire cosa succede. Questa stella che, adesso per ragioni di tempo non ne abbiamo parlato, non l'avevo vista, però in teoria dovrebbe essere la conclusione l'esplosione di supernova. Questa qui sembra ricorrente, quindi si deve capire come mai, perché sicuramente c'è stata una supernova, però come mai poi la stella è riesplosa e addirittura altre due volte nel giro di 60 anni
Oggi non lo sapevo dire, come mai. Parla di un punto di antimateria. Beh, diciamo che lì bisogna. Allora, sulle supernove ne sappiamo un po', ma non ne sappiamo ancora tantissimo. Quindi abbiamo dei modelli che ci dicono come sono fatte, come evolvono le stelle, anche modelli base dell'evoluzione stellare delle stelle di grande massa, ma ogni supernova in realtà, quando la studiamo bene, vediamo che è un po' diversa, che, ma ha qualche piccola differenza, ma succedeva così, ma succedeva colà. E quindi ad oggi non abbiamo troppi elementi. Per queste supernove peculiari, ognuna fa storia a sé, dobbiamo un po' studiarle e un po' raccogliere elementi, altri esempi di altre stelle per poterle confrontare e capire se cosa succede. In effetti, fino all'altro ieri, la supernova era l'elemento, cioè la fase finale. Questa stella invece è storia del mondo, non sappiamo come mai. Questa che è esplosa, non so dire. Sì, però lì bisognerebbe vedere quale stella sarà, sicuramente qualche decina di milioni di anni luce, probabilmente. Sì, non sono cose unite intorno alle nostre. Ci hanno provato finora in tutti i modi, però ad oggi non c'è questa immagine, c'è questa il nocciolo, la parte più interna, che in realtà è impenetrabile ancora. Era molto luminosa nelle immagini di qualche anno fa, oggi è molto meno luminosa, però non si riesce ancora a vedere sì, praticamente le ci vediamo qui, allora se guardi al centro di questa, da quella vetta qui, la zona centrale è molto luminosa, piano piano si spegne. Vabbè, adesso c'è una luce accesa, però c'è praticamente una grandissima quantità di polveri e fino a te probabilmente è ancora troppo densa, e quindi c'è proprio un muro che maschera che cosa c'è dentro. Sono andato a vedere se c'è un calcio che possono utilizzare, non si è rilevato niente. No, ma appunto, allora il modo più semplice, l'indicazione più chiara sarebbe quella di una pulsa. Se si misurasse la variazione della pulsa, allora hai la certezza che c'è la pulsa. Quindi la pulsa non si è trovata. Non vuol dire che non ci sia la pulsa, perché potrebbe avere il fascio o la direzione che non ci raggiunge, e quindi potrebbe esserci e non la vediamo. Potrebbe esserci una stella di neutroni ma non pulsa, e quindi resterebbe in questo momento mascherata, nascosta, no, sicuramente rotante, sì, non con un oggetto di materia o campi magnetici estremamente forti che escono fuori. Potrebbe esserci un ombro nero. La Monica mi potrebbe riviste, ma difficilmente la stella darà più mille pezzi fuori. Sì, non dovrete. Cosa interessante che si è rilevata a volte, e qui anche le complicazioni delle vite binarie o delle rotazioni particolarmente complicate, si sono viste nel giro della galassia stelle di neutroni che viaggiano ad altissima velocità, dell'ordine 3, 4, 500 km al secondo. Che erano un mistero, perché viaggiano di gran lunga più veloci, cioè diciamo un po' nelle direzioni qualunque, e viaggiano di gran lunga più veloci delle stelle che sono in orbita. E non si riusciva a capire come mai una stella così avesse potuto avere questa grande velocità.
Sono stati fatti molti studi, c'era un gruppo, fra l'altro questa è una conferenza interessante, di un gruppo olandese che sta facendo delle analisi sulle stelle proprio della grande nube di Magellano, ma solo sulle stelle di grande massa, e hanno sviluppato diversi modelli della stella. Se la stella è, diciamo, singola, ha una certa rotazione e quindi evolve in gigante rossa, esplode in maniera classica come si è sempre studiato. Se è un sistema multiplo, può avere interazioni e ruotare molto velocemente. A quel punto gli strati della cipolla si riscolano e diventa una composizione più omogenea. E questo complica talmente la storia che la riscrive totalmente. A quel punto può succedere, la stella apparentemente più giovane si è risposta verso il blu, ma l'esplosione, quando si innesca l'esplosione di supernova, o per interazione con una curvata vicina, o a causa di questa rotazione veloce, l'esplosione può avere una sorta di getto e una direzione privilegiata, può essere asimmetrica, non partire dal centro. A quel punto si ha un'esplosione violentissima, che però non è nel centro, quindi fa un effetto razzo e spinge il resto della stella nella direzione opposta. Quindi l'esplosione avviene in un punto e si può osservare una stella, anzi speriamo di trovarla, una supernova che esplode così visibile, voglio andare a studiare. Può succedere che esploda una stella, che i resti della supernova, la nebulosa, si formi avendo al centro la posizione che aveva la stella quando esplosa, ma la stella scappa via e la vedi fuggire dalla zona di esplosione proprio per effetto razzo, perché l'esplosione non è dal centro e quindi è una posizione, diciamo, asimmetrica. Quindi gli effetti della vita delle stelle e dei sistemi grossi complicati sono molto interessanti, tutti da studiare, da inventare, perché ogni esempio è un caso a sé di un qualcosa di peculiare, di anomalo rispetto a quello che è il modello classico. Scusi, ancora una domanda. Ho letto da qualche parte che per ci sarebbe dei sintomi, non so come chiamare, per cui potrebbe a breve magari in termini geologici esplodere il supernova. C'è qualcosa di vero? Sì, è vero, cioè le giganti rosse di grande massa sono le stelle che noi ci aspettiamo che esplodano come supernove, e le stelle come Betelgeuse sono candidate, sono stelle che sono nella fase, diciamo, avanzata della loro esistenza, però non sappiamo fare la previsione oggi, cioè è una stella che probabilmente, se avessimo la possibilità di aspettare 1 o 2 milioni di anni, forse la vedremmo esplodere. Potrebbe succedere. Allora, io come battuta, quando facciamo anche qualche osservazione pubblica, che andiamo a vedere il cielo invernale, vediamo Orione, dico guardatelo bene, fate la fotografia, perché magari se esplode troppo Betelgeuse, poi Orione cambierà completamente figura e gli mancherà una spalla. Chissà, non sappiamo dire quando succederà. Gli eventi, come abbiamo visto ad esempio nella tabellina, si procede abbastanza lentamente per un certo periodo, poi le ultime fasi sono estremamente rapide e catastrofiche. Però ad oggi non abbiamo un elemento che ci possa fare una previsione, non siamo ancora capaci di fare una previsione. C'è anche la stella Eta Carinae, che è molto instabile, ha getti di materia che vengono espulsi, è molto variabile. Si pensa che potrebbe esplodere a breve, ma se breve 10.000 anni, 100.000 o 1 milione, potrebbe essere che domani mattina c'è su un giornale che esploda. Non possiamo dirlo, quindi per quello dico, teniamo le antenne alzate, perché poi magari esploderà una stella che è molto molto più debole, lontana, che non conosciamo, però in teoria potrebbe essere anche una stella che noi già vediamo abbastanza bene che esplode. Aspettiamo. Statisticamente dovrebbe succedere. Mi pare che sia 8-9 mila anni di luce, non sbaglio.
Sì, diciamo che sono molto belli, molto interessanti questi fenomeni, più succedono lontani da noi meglio è, perché sono tanto emergenti. Le onde gravitazionali sono difficili da misurare. Allora, in sostanza si fanno dei percorsi, dei percorsi a ortogonale a 90 gradi, in tunnel con specchi, e si misura la distanza, perché quando arriva l'onda praticamente perturba lo spazio in una direzione e non nell'altra. Quindi confrontando con misure estremamente precise le lunghezze si riesce a capire che è passata un'onda. Per me è qualcosa di quasi indistinguibile dalla magia, perché si riescono a misurare vari spostamenti che sono inferiori alle dimensioni di un nucleo atomico in un ambiente normale, ma dove si riesce a filtrare i piccoli movimenti legati a un terremoto, all'autotreno che passa vicino, a qualunque cosa, per andare a misurare su distanza di chilometri lo spostamento che è inferiore al diametro del nucleo di un atomo. Per questo dico, sono cose, è una battuta della legge di Murphy, no? Che dice che ogni tecnologia sufficientemente evoluta è praticamente indistinguibile dalla magia. E questo secondo me è proprio l'esempio, perché su una distanza di chilometri riuscire a misurare variazioni così piccole per me è al limite della magia, per quello lì. Però misurando questo si riesce a ripulire tutti i possibili segnali, disturbi, interferenze di altra origine, e si riesce quindi a misurare con precisione lo spostamento legato a un'onda gravitazionale. No, quello è proprio, diciamo, solo l'effetto che, difficile da spiegare, diciamo il tessuto dello spazio si stira in una direzione e non nell'altra. Quindi, facendo la misura precisa, si vede che si è leggermente contratto in una direzione e non nell'altra. Siamo veramente, sono meraviglie tecnologiche, perché andare a misurare cose del genere. Grazie. Va bene, vi ringrazio.